Galattici, bentornati nella clinica del Doc. Il tutorial di oggi è stato richiesto da Mario, uno dei nostri amici dei Baustardi di Varese, che mi ha chiesto come realizzare un incarnato per i Pelle Verde. Il modello che utilizzerò oggi è lui, il Savage Big Boss dei Bone Splitters. Sguainate i pennelli e iniziamo! Per il video di oggi mi concentrerò sul volto del nostro Big Boss. La prima cosa che faccio è, ovviamente, dopo aver applicato il primer, che in questo caso è un primer zenitale, quindi con nero prima e bianco sopra, sprayato da un'angolazione di circa 45 gradi, è applicare il colore di base, che appropriatamente è il Wag Flash. Ho applicato due mani di Wag Flash, ricordatevi sempre che due mani diluite sono meglio di una spessa, perché qua non stiamo dipingendo con i contrast, e quindi siamo pronti per il prossimo passaggio, ovvero stendere su tutta l'area che abbiamo dipinto una lavatura di Bieltan Green. La lavatura di Bieltan Green è asciutta, quello che farò ora è riprendere il Wag Flash, quindi il colore di base che abbiamo usato prima, e lo applicherò sulle zone in rilievo, quindi sugli zigomi, sull'arcata sopraccigliare, su questa parte della mandibola, in modo tale da lasciare in ombra questo e tutte le zone in cui la lavatura di Bieltan Green si è depositata. Questo è il volto dopo la prima lumeggiatura di Wag Flash. Quello che c'è da fare adesso è riprendere un pochino le ombre, perché vedete che comunque ancora non è che spicca l'incarnato. Quello che farò ora è applicare delle velature nelle zone più profonde del volto con il Caliban Green. Mi raccomando, colore ben diluito e più passate, aspettando che la precedente sia asciutta. Consiglio del doc: se volete dare un tono al vostro incarnato, provate ad aggiungere nella mescola delle ombre, anche come velatura magari, qualche tono di marrone rossiccio o di rosso, come il Dumbal Brown, che è un colore particolarmente indicato per queste cose, e vedrete che il vostro incarnato diventerà un pochino più vivo, diciamo così. Vedete che dopo qualche giochino con le velature di Caliban il contrasto è un pochino aumentato, ma ancora l'incarnato non spicca. Quindi è necessario applicare delle luci un po' più forti con il Warp Boss Green. Ovviamente applicherò queste luci sulle zone di rilievo, quindi quelle che abbiamo lumeggiato in precedenza con il Wag Flash. In particolare, per la mandibola, consiglio di utilizzare il blending, quindi tirando una linea sulla parte bassa e poi
diciamo mischiando il colore direttamente con il pennello ancora umido sulla parte più alta, in modo tale da creare una sfumatura. Quindi così. Ovviamente è possibile poi rifinire il lavoro con delle velature del colore di base, quindi con il Wag Flash. I colori che sto usando per questo tutorial sono colori molto vividi, molto saturi, per un incarnato un po' cartunesco, diciamo così. Particolarmente adatto, se posso dire la mia, per dei goblin. Se volete magari creare un incarnato un po' più realistico, un po' più grim, un po' più tetro, provate con Castellan Green, Deathworld Forest, questi verdi un po' desaturi, e come lavatura anche Plagrax, direi, perché appunto contiene già quel tono rossiccio che dicevamo prima. L'ultimo passaggio da fare è con lo Scarsnik Green, e sarà applicare delle piccolissime lumeggiature nelle zone di massima esposizione, quindi ancora una volta zigomi e tutto il resto. E questo è il nostro pelle verde finito. Come sempre, lasciate un commento qui sotto con idee, suggerimenti, richieste, pareri, qualunque cosa vi venga in mente. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina così da ricevere tutte le notifiche dei nostri nuovi video. Seguiteci su Instagram e su Facebook e come al solito, alla prossima! Ah, dimenticavo! Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.